Nello scorso episodio, in giro, in barca sulla cornice di Abu Dhabi. Forse abbiamo un po' esagerato. Può succedere molto spesso che vivendo qui ad Abu Dhabi si percepisca una sorta di noia, perché qualunque cosa si può andare a fare fuori da casa è un qualcosa che richiede pagare, pagare, pagare. Oggi abbiamo deciso con un amico, con Paolo, che avete conosciuto in un video che ho caricato qualche settimana fa, di andare a fare un tè nel deserto per il tramonto. Andiamo nel deserto! La fede, sei pronta? Dobbiamo andare nel deserto con Paolo e la family? Andiamo nel deserto! Dai, su! Andiamo! Per andare nel deserto, le mie immancabili Crocs, ovviamente. Senti una polla. Pollo. Arrivederci. Piccolo sasso al supermercato in cui io non c'ho assolutamente voglia di entrare. Federica è entrata al volo a prendere qualcosa da sgranocchiare, mangiare e qualcosa da bere di fresco, tanto Paola avrà anche altra roba. Non abbiamo nessun telo che possiamo mettere sulla sabbia e non ci abbiamo voglia di fermarci a comprare il telo proprio oggi. Ci siamo portati le sedie della spiaggia che abbiamo comprato per andare a surfare e usiamo quelle in mezzo al deserto. Saranno forse un po' troppo accese come colori, ma fa niente. La location di oggi è a un'ora da casa. Hai comprato un po' di roba? Ciao ente del turismo, quando vuoi possiamo fare qualcosa assieme, eh? Arrivederci. Questo è probabilmente il ponte più vecchio di Abu Dhabi. L'hanno costruito negli anni 70. Un giorno vi farò un video sulla storia di questo signorino. Questo non era previsto, no. Volevo fare una ripresa alla macchina mentre andava come B-roll. Ciao! Non importa che siamo in mezzo al niente, ci sono comunque gli autovelox. La macchina? Sì. Lasciala tipo qua. Devo infilare queste cose dentro la macchina, posso? Mia moglie. Devo infilare queste cose dentro la macchina, posso? Sì, là dietro. Va bene. Seppur gli Emirati sembrino un paese di lusso e fuori portata per i più, in realtà racchiude un animo caldo, semplice ed umano. Dopo aver spostato le nostre cose nella macchina di Paul ed aver sgonfiato le gomme, partiamo per il fuoristrada. Guidare sulle dune è un gioco da bambini cresciuti. Le prime volte può far paura, ma quando si prende dimestichezza, sia come pilota che come passeggero, diventa una delle attività su quattro ruote più divertenti da fare in questo paese. Paul sono ormai anni che vive il fuoristrada sia per passione che per lavoro e della sua guida mi fido ciecamente. Allora siamo arrivati alla posizione in cui ci stabiliremo, non so come si dice, in cui ci accamperemo per fare bevutina, mangiatina, tramontino, tac. Il senso di libertà che si percepisce nel camminare piedi scalzi sulla sabbia fine del deserto in mezzo alle dune è impagabile. Comunque Paul, ho iniziato questo video dicendo che ad Abu Dhabi tendenzialmente si rischia di annoiarsi un po' troppo, perché o si esce e si spende soldi o non si esce. Non con me. E questa è un'esperienza completamente diversa. Ci si gode il tramonto e il tempo con gli amici qua, in mezzo a niente. È la natura. E la natura. Beh sì, no, sempre natura, è. Sempre natura. Paul, dopo avermi raccontato i suoi futuri progetti con la macchina, mi racconta che negli Emirati, quando piove, tutti i locali, cioè tutti i locali intesi come tutti gli emiratini, escono e si accampano nel deserto per godersi le temperature e i bei momenti. Ciao ragazzi. Allora, comunque devi essere più spesso nei nostri video. Guarda ragazzi.
Io purtroppo sono spesso da nessuna parte, io difficilmente mi mostro. Vabbè, però ho visto che hai fatto un super update su visto? Instagram, hai messo una foto in cui ti si vede. Ma forse uscirà qualcosa di molto figo, dove ci sarò io, forse, su YouTube. Nel caso, se questo super progetto è già online, ve lo lascio linkato qua sotto in descrizione. Siamo ancora nel deserto, il sole è sceso, è completamente buio e ci sono delle persone che stanno facendo cose strane con i quad, con i buggy qua sulle dune. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi ho mostrato un attimino come si può vivere ad Abu Dhabi senza spendere neanche un euro, o quasi, perché comunque la benzina bisogna pagarla, anche se costa poco. Ringrazio enormemente Paolo, che in questo momento sta a fianco a me, però al buio e quindi non lo si vede. Grazie Paolo per questa super uscita nel deserto. Grazie a voi ragazzi. È stato un bel tè. Ci vediamo con il prossimo video settimana prossima. E se siete arrivati a vedere il video fino a qua, commentate qua sotto con, dammi una parola, off-road, con off, no, dammi una parola che non inglese, picagna. Allora commentate con picagna o off-road, divertitevi a capire come si scrive perché io non ne ho idea. Ciao. Salutando loro saluto anche voi. Ciao. Abbiamo un problema. Nel prossimo episodio. E quel weekend. Questi sono avanti, ragazzi.